somigliano molto i due metodi, perché poi la paura è essenzialmente la stessa. Io credo che il ruolo di chi racconta thriller o noir sia quello di andare a pescare la paura nel cuore dello spettatore, nel cuore del lettore e portarla fuori, perché comunque le paure noi le conosciamo, le impariamo quando siamo molto piccoli e ce le portiamo dietro per il resto della vita. La paura del buio in realtà non la superiamo mai. Ecco, io ho questo ruolo, quello di rievocarlo. A volte lo faccio con le parole, a volte con le immagini. Anna Lu è alta 1,60 m. Ha lunghi capelli rossi. Lì ho attinto parecchio dalla realtà, perché non è detto che gli investigatori abbiano sempre questa purezza d'animo. Anzi, molto spesso devono anche sporcarsi le mani. A volte lo fanno per il bene, altre volte lo fanno per altri motivi, per accarezzare il proprio ego, per vanagloria. Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Non ci arriverà mai. Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi, perché è il male il vero motore di un racconto. Io credo che sia sbagliato pensare gli attori come degli strumenti o come dei burattini. Io credo che una volta posto il seme giusto, ecco, l'interpretazione venga fuori con caratteristiche che neanche il regista deve conoscere, che neanche il regista deve sapere. Il bravo attore fa questo, riesce a prendere un seme, lo trasforma in qualcosa di completamente diverso e deve stupire anche molto spesso il regista, e loro l'hanno fatto benissimo, perché Michela aveva un personaggio che non esisteva nel romanzo, quindi l'abbiamo praticamente costruito nel copione, l'abbiamo costruito sul set, era la sintesi di due personaggi. Galatea doveva essere tutto il mondo dei media in un'unica giornalista, e doveva essere molto potente questa giornalista, perché sennò il pubblico non ci crede. Quindi questa loro interpretazione, diciamo, denota proprio questo lavoro, questa costruzione. Conosco questa gente da quando sono nata. Posso giurare sulla buona fede di ognuno di loro. L'ha fatto, non è vero? Professore, lei non ha capito. Questo non è niente. La tempesta deve ancora arrivare. Tony Servillo è solo Tony Servillo, ma non perché lo volessi io, lo voleva il personaggio. Io ho scritto il personaggio e è nato già con la faccia di Tony Servillo. Quindi quando l'ho incontrato gli ho detto: allora, questo film si può fare solo con te. Mettiti una mano sulla coscienza e decidi. Perché sennò non lo faremo mai, questa storia non la sentirà mai nessuno. Tutto ha un senso, anche il male.